Giulia De Lellis in crisi, vuole lasciare la casa del Grande Fratello VIP. Grande Fratello VIP, perché Giulia De Lellis vuole lasciare la casa? Giornataccia oggi per Giulia De Lellis. Quest'ultima, dopo aver ricevuto il messaggio aereo da parte del suo Andrea, sembra non avere pace. Una giornata difficile, la voglia di uscire e tanti pensieri per la testa. Questo è stato detto oggi pomeriggio dalla stessa ai suoi compagni di avventura. Sia Ivana che Luca infatti le si sono avvicinati più volte per chiederle quale fosse il motivo del suo cattivo umore, ma la risposta di Giulia sempre la stessa: vorrebbe uscire dalla casa. Che siano state proprio le parole di Andrea Damante a spingerla ad affermare ciò. Sicuramente hanno contribuito. Giulia De Lellis e le parole del suo fidanzato non capite. Quello che Giulia De Lellis non ha gradito sono state proprio le parole usate dal suo fidanzato. Troppe cose da dire, ma perché Damante ha voluto fare il spiritoso? Dal canto suo Andrea, chiamato a dire la sua sui social, è stato chiaro: Giulia non ha semplicemente capito il suo messaggio. Certo è che la reazione di Giulia di oggi ha sicuramente fatto luce su un disagio spesso celato dalla stessa ragazza. La noia, stando a quanto affermato spesso dalla De Lellis, ha contribuito sicuramente con l'incidere negativamente sul suo umore. È sempre innamorata del suo fidanzato, ma adesso non ce la fa più e, se solo potesse, abbandonerebbe la casa oggi stesso. Giornata di aerei oggi al Grande Fratello VIP, sui cieli di Roma tanti messaggi per i ragazzi. Non solo Giulia, ma anche Luca e Ignazio hanno ricevuto oggi un messaggio aereo. A scrivere questa volta a Luca è stata di nuovo la sua ammiratrice segreta, sulla sua identità però ancora nulla, nemmeno l'extronista ha idea di chi possa essere. Per Ignazio invece un messaggio d'amore, a far volare sui cieli di Roma un aereo indirizzato a lui, la sua Cecilia. Uscita dalla casa dunque la Rodriguez sembra confermare il suo interesse per Moser, lo aspetta fuori e, stando a quanto scritto, non vede l'ora di rivederlo.